Sì alla proposta, no alla protesta. Esordisce con questa frase, ribadendola più volte, l'avvocato Sebastiano Dara, candidato a sindaco di Alcamo per ABC, nel suo intervento che ha concluso la manifestazione di presentazione. La manifestazione si è svolta sabato pomeriggio in un teatro cielo stracolmo di persone. Un segnale forte quello di ABC, Movimento, che è stato l'ultimo in ordine di tempo nel presentare ufficialmente alla città il candidato primo cittadino. Ma certamente nei primissimi posti, forse sul gradino più alto del podio in rapporto alle presenze al Teatro Cielo. Toni pacati ma decisi quelli dell'avvocato Sebastiano Dara durante la sua disamina politico-amministrativa e nell'illustrare il programma tracciando anche un bilancio dei 3 anni di esperienza del gruppo ABC nella sala consiliare. Il sipario si è alzato con la presentazione da parte di Paola Messina, coordinatrice del movimento, e poi a seguire i vari interventi, tra i quali quelli di Mauro Ruisi, designato vice sindaco, di Gino Pitò, designato assessore, entrambi comunque in corsa per il Consiglio Comunale. Una squadra composta da una 50ina di persone dietro a Sebastiano Dara durante il suo intervento, quella squadra che andrà a comporre le 2 liste di appoggio al candidato sindaco. Già ci sono i 48 nominativi, ma ora ABC sta studiando strategicamente come inserirli in modo da cercare di superare la soglia di sbarramento del 5%. Il programma è stato letto da 3 componenti di ABC, mentre Sebastiano Dara ha poi via via illustrato quello che intende fare, a partire dai costi della politica, alla pedonalizzazione del centro storico, alla predisposizione del bilancio di previsione nei tempi giusti per far funzionare la macchina amministrativa, e poi gli interventi che ABC intende fare per Alcamo Marina, cultura, agricoltura, rifiuti, servizi in rete e così via. 8 i candidati a sindaco e attenzione proiettata al completamento delle liste che si possono presentare dal 5 all'11 maggio. Si voterà solo in una giornata, il 5 giugno e il 19 per l'eventuale ballottaggio. Ma quante saranno le liste? 2, come dicevamo, per ABC a sostegno di Sebastiano Dara, 2 per Mariella Grimaudo, 2 per Giuseppe Benenati, 2 per Sara Lauria, 1 per Alessandro Calvaruso, Antonino Vallone e Domenico Surdi. Per quanto riguarda il PD, la decisione se fare una lista o 2 liste di appoggio a Vincenzo Cusumano sarà presa questa sera, ma l'orientamento è quello di farne una forte, una lista dell'UDC di Mimmo Turano alleato col PD. Probabili e complessivamente 13 liste per un totale di 312 candidati. Chiaramente, purtroppo, risultano avvantaggiati i gestori di apparati di vario genere, dai patronati ai sindacati, dagli organizzatori di corsi per indossare un divisa del Ministero dell'Interno ad altri corsi per cercare un agognato posto di lavoro. Ma perché fino ad oggi nessuno degli 8 candidati a sindaco ha parlato di lavorare nella direzione di riscoprire mestieri manuali capaci di creare occupazione? Secondo recenti statistiche, in Italia sono disponibili quasi 1 milione di posti in tanti settori: sarti, calzolai, saldatori, meccanici, elettricisti, marmisti, restauratori, agricoltori, falegnami, tornitori, muratori, ebanisti e tanto altro. Perché non riaprire le scuole di arti e mestieri? Le attività manuali oggi, grazie alle tecnologie, non sono pesanti come un tempo e bisogna puntare alla riscoperta della cultura del lavoro manuale.